Apparentemente è un'auto come tutte le altre, ma lei è speciale. Lei è Windy, l'automobile ad aria compressa. Le normali automobili per spostarsi bruciano il carburante affinché si produca aria calda facendo pressione sui pistoni. Ma perché allora produrre monossido di carbonio, polveri sottili o quant'altro? Impatto ambientale zero. L'aria viene ricaricata con semplici compressori di potenza 300 bar all'interno di bombole posti sotto i sedili dei passeggeri. Le bombole sono costituite interamente di carbonio affinché siano leggere ed è altamente impossibile che dopo un impatto esse scoppino. Con un pieno di 2 euro si percorrono circa 200 km. Conveniente, no? Sicuramente non è un'auto da corsa, infatti raggiunge la velocità di 110 km orari, però è l'ideale per chi gusta il piacere di guidare. Considerando l'estetica, questa macchina non ha nulla di differente rispetto alle più comuni autovetture, sia per quanto riguarda l'esterno che l'interno. Una guida comoda, semplice, ma soprattutto ecologica. Quindi, prossimamente, in tutte le concessionarie.